andate sul canale col vostro chef e con il mitico sub chefone. Come promesso, oggi giochiamo a Creature Feature, l'ultima fatica di Richard Garfield, dove siamo degli agenti cinematografici nell'età dell'oro, dei film degli anni 50, quelli horror, quelli belli cattivi, e dovremo cercare di far fare il film, ovviamente, ai nostri attori. Oggi non solo lo faremo col sub chef, ma abbiamo ospiti per la prima volta sul canale, speriamo che non sia nemmeno l'ultima, i carissimi amici Marco e Martina di Un Meeple per Due. Ciao! Eccoli ragazzi, eccoci, ciao! Non pronti. Sapete quanto siamo contenti di avervi qui. Anche noi siamo contenti. Grazie. Sì, chiaramente dopo la fattura... No, no, veramente, grazie ragazzi per essere venuti, grazie, c'è una bellissima amicizia, una stima reciproca per quello che riguarda proprio anche il mondo del gioco da tavolo. Assolutamente. Marco e Martina, anche loro hanno un canale YouTube, Un Meeple per Due, e anche un fighissimo Instagram, che riescono a fare delle cose che non ci riuscirei mai, perché sono newbo con TikTok, sono newbo con Instagram, per cui non sono ci bravissimi. Ci impegniamo molto su social più, diciamo, un po' più moderni di TikTok. Però c'è anche una cosa, voi siete molto più ciofani. Diciamo, e riuscite a smaneggiare molto meglio questi strumenti tecnologici. Diciamo che falsiamo molto sull'età, però non siamo giovani. Magari io invece non falso, si vede proprio. Comunque ragazzi, questo è Creature Feature di Garfield e tra poco iniziamo il gameplay e scoprirete come si gioca questo divertentissimo gioco di carte. Fra qualche secondo, ovviamente, caro su chef, dopo la sigla. Eccoci qua tornati, siamo prontissimi, carichissimi per girare i film horror. Allora, come vedete ho già fatto l'apparecchiatura del tavolo, l'apparecchiamento, come si dice. Allora, lì c'è la scheda dove ovviamente andremo a segnare la borda, andremo a segnare i nostri punti con la priority track. La priority track serve semplicemente per andare a vedere quando c'è un pareggio, chi vince il pareggio in base a, chiaramente, dove stanno i nostri nipolini. Io giocherò con il nero, Zubo con il viola, Marco con il verde, rosso, e Martina con il rosso. Per cui ha già sistemato il primo film, che è Feature Film, da 6 punti, con lo short, che praticamente vale sempre la metà dei punti del film principale, in questo caso vale 3 punti. Metto qua così ve li faccio vedere meglio. Come possiamo, che cosa dobbiamo fare per girare questo benedetto film? Semplicemente noi abbiamo in mano... Belle, belle, belle quelle carte. Non giocare troppo vicino a te, devo stare pure a te. Capito? Esatto. 10 carte ciascuno. Queste carte sono tutti personaggi. Adesso magari in dettaglio ve ne faccio vedere qualcuno durante... così, in dettaglio, tipo il vampiro, anzi la vampira piuttosto che Frankenstein. Ognuno ha un valore che va dall'1 al 10. Quella è la potenza... 11 perché c'è pure Frankenstein. Quella è la potenza, diciamo, dei nostri attori. Dopodiché, chiaramente, dovremo cercare di mandarli a fare il film. E secondo me è molto più facile farglielo vedere, che sì. Dice Marco Martina, sì. Sì, sì. Piuttosto che spiegarvi tutto, perché sennò faccio un tutorial e andiamo a casa, no? Invece ve lo spieghiamo mentre giochiamo. Allora, sì. La prima cosa da fare sono i vari turni di gioco. Nel primo turno di gioco abbiamo il movie time, che è quello che abbiamo già fatto, cioè ho già distribuito le nostre carte, sono 10 ciascuno e ho girato già i due film. E adesso andiamo a fare il team up. Il team up significa, come vedete, su ogni scheda nostra ci sono due slot vuoti, uno con la co-star e uno con la star. Adesso noi andremo a giocare dalla mano due personaggi, chiaramente dovremo decidere anche con che valore, con che abilità giocarli, e poi andremo a girare solo ed esclusivamente la co-star. Perché? Lo spieghiamo dopo averlo giocato. Allora, siamo già pronti. Siamo già pronti. Questo mi guarda le carte. Siamo in punti strategici. Sì, tu sei furbo, ma a me mi incanti. Ok, io ho giocato star e co-star. Questa è sempre l'ultima, è che lui è in German, cioè deve sempre, anche sui giochi di carte deve fare le strategie, le piazza ai lavoratori, capito? È sempre così. Occhio sub chef. Allora, in questa fase di team up abbiamo giocato ovviamente il nostro team, la star e chiaramente la co-star. Spieghiamo un attimo quella cosa fighissima dei valori. Allora, che succede? Normalmente la co-star come valore dovrebbe essere sempre minore
rispetto alla star. Chiaramente è l'attore non protagonista, non è che potremmo pretendere, no? Sennò gli ruba la scena. Sennò gli ruba la scena. E infatti proprio questo è il bello, che gli ruba la scena, perché è possibile anche fare un twist, ovvero un bluff, cioè giocare la co-star più alta della star o dello stesso valore della star. Questo perché siccome andiamo a girare adesso solamente la co-star, magari giochiamo una co-star alta, bluffando, cercando di mandare via i personaggi, gli altri dal film, durante l'audizione per prenderselo noi. Però adesso lo scopriamo mano a mano. Allora, innanzitutto, come prima cosa, fatemi vedere se c'è qualcosa di carino che posso giocare come instant, manco niente. Ok, per cui se qualcuno avesse il maggiordomo potrebbe giocarlo, se volesse. Siamo pronti? Allora andiamo a girare tutti quanti insieme la co-star. Ah, attenzione. Ah, allora io ho un vampiro con valore di potenza 10, l'alieno con valore di potenza 2, una bella mummia con valore di potenza 7 e uno zombie con valore di potenza 3. Adesso come funziona? Abbiamo fatto, questa è la fase di team up, ovviamente adesso ognuno si regola di conseguenza, perché io potrei aver bluffato giocando un vampiro da 10. Attenzione, oppure no, chissà, che è? Bazzo, io bazzico tu qua, bazzichi, io bazzico. Prima di iniziare chiaramente l'audizione, per cui andare a girare la star e vedere chi si aggiudica il film, il super chef gioca il pipistrello. Il pipistrello, innanzitutto, quando giochi una carta helper, peschi una carta. Grazie. E poi lui adesso, volendo, può andare a vedere una carta da uno degli altri giocatori. Mi vado a dire che tu non la racconti giusta. Non la fa vedere a tutti, magari. Ovvio. A posto così? Posso? A posto. È soddisfatto. A posto. Quindi posso giocare anch'io, bazza? A questo punto? Ma tutti avere lo chef. Certo, lo chef, questa la scarto. E li peschi la carta. Vuoi venire a vedere? Cioè, vieni a vedere. Perché... sei il protagonista in questo momento. Ha fatto una faccia. Che succede? Manca avessi sto mostro. Esatto. Vai fuori dopo questo. Vai fuori. Lei è a posto, è tranquilla. Io sono a posto. Ok, perché adesso ovviamente andiamo a fare l'audizione. L'audizione come funziona? Innanzitutto l'ultimo giocatore che era sul tracciato era il Viola, che sei tu, Caruso. Io sono l'ultimo. È l'ultimo giocatore. Per cui a partire dal giocatore alla sinistra, per cui in senso reale dell'ultimo giocatore, in questo caso lo chef, decide se rimanere su quel film o, guardando ovviamente le co-star degli avversari, se scendere e andare a fare un film più piccolo, perché magari non sono sicuro di poter vincere su quel film. Per cui io in questo caso invece rimango. Così. Ma Marti. Sta a me, io scendo. Ah, Marti quindi scende, perché il rosso scende. Il segnalino passa a lei. E passa a te il segnalino dell'ultimo giocatore. Io ovviamente, avendo visto la carta, direi che scendo. Scende. Ho spaventato proprio così, scendi. Io invece te voglio affrontare. E lui diventa l'ultimo giocatore. Sono io l'ultimo giocatore. Io te voglio affrontare, invece no. Me ne vado a gambe levate. Ammazza. Era brutto proprio quello. Mi ha fatto paura. Vabbè, non come te, però. Vai. Per cui scendi anche te. E torno. E torna a te, eh? Ok. Se fa solo soletto, poverino. Allora, e io chiaramente che succede? Io sto lì dove sto, per cui io rimango. Cioè non mi muovo da lì per nulla al mondo. E tecnicamente io adesso, poi durante la fase di showdown, io quel film già me lo sono accaparrato. Ma potrei anche fare una cosa molto più cattiva. Se io sono convinto di poter vincere, posso anche decidere di non fare quel film e scendere ancora. Perché? Perché semplicemente durante lo showdown, se ho un punteggio più alto, non solo vado a vincere praticamente la tessera del film, ma vado anche a rubare tutte le carte giocate dagli avversari, perché durante lo showdown è così costringo loro eventualmente o a combattere contro di me o andare sul fold significa che si ritirano dalla competizione. Attenzione, e qui devo valutare questa cosa. Però siccome sono in tre, rischio che comunque poi tutti e due, anzi tutti,
fogliano per paura, ovviamente, che magari hanno paura di quello che c'è sotto voi due, sicuramente perché l'avete viste, ma lei ha intuito qualcosa, per cui a sto punto sarebbero comunque 2, 4, 6 punti più i miei, sarebbero 8. Sì. In ogni caso io ne farei 6 più 2 le mie, sarebbero comunque 8. Per cui alla fine a me non mi cambia la mazza fondamentalmente e rimango sul film. Ci lasci scandare tra di noi. Brava, esattamente l'idea è proprio quella. Mo' qui si è fatta osta. Adesso occhio a quello che decidi, perché poi se arriva il sub chef e siete rimasti tutti lì, parte lo showdown e ve la giocate. E cioè, ci avete buone possibilità. c'ha lo zombie. Io però lo zombie. Lo zombie è carino perché se perdi comunque ritornano tutte e due le carte in mano e non dai punti agli avversari. Io rimango. Ok. E con chi ho fatto bene a rimanere su? Perché lei rimane con le carte. Ah. Quindi sta a me decidere se rimanere o meno. Esatto. Se comunque staresti fuori dai giochi, effettivamente. Non sai chi c'ha come star. No, nel senso, comunque si riprenderebbe le carte. Se perde, se riprende comunque. Lo zombie gli permette di prendere tutte le due carte dalla mano. Quindi io direi che stop. Ok, rimane a fare l'audizione anche Marco. Sullo shortino. Ci provo anch'io. E rimane a fare l'audizione anche il sub chef. Sono l'ultimo giocatore. Per cui, siccome l'ultimo giocatore è quello che ha deciso tutto quanto, andiamo direttamente allo showdown. Partendo dal film principale, che l'unico attore protagonista so io, tra l'altro adesso nella fase di showdown e ci abbiamo 10-11-21, una bella e chiaramente ho giocato le due carte più potenti che avevo in mano per cercare di almeno prendere quel film. Per cui che succede? Mi vado a prendere, così vi faccio vedere come funziona, vado a prendere il feature film che me lo metto e segno come punteggio, e poi mi vado a prendere le mie due carte e le segnerò sempre rivolte verso la parte della carta con un punto l'uno. Ci sono dei casi, tipo il bluff mi fa prendere in mano le mie carte girate dalla parte face up, per cui farei 7 punti invece che 2, ma solo con il bluff, e vincendo col bluff è possibile fare questa cosa. Per cui diciamo, a me questo film mi ha fatto fa 8 punti, che non sono male. Non sono male. Adesso però girate le vostre star e andiamo a vedere che succede. E... ah! Non c'era troppo. Allora, non c'è un bluff, non c'è un bluff e non c'è un bluff. Ma andiamo a vedere il conteggio dei punti. 9 punti, 6 e 3, 9 per Martina, 17 per Marco. Ammazza, te la sei giocata ignorante. Sì, per forza. Era 7 obbligato. Per il sub chef. Per cui in realtà, tra l'altro, il sub chef aveva pure la strega. Speravo ci fosse qualche se compilozzo. Qualcuno giocando una star aveva come star un devil, un diavolo, aumentava la strega di un più 5 per ogni diavolo. Però non ci sono diavoli, per cui povero diavolo, appena mi fa, non c'è. Per cui 7, 17, 9, vince lo showdown Marco, che si porta a casa lo short feature da 3 punti e si porta a casa tutte le carte. Io però pesco due carte. Ma tu con l'alieno peschi due carte. Bravo, esattamente. Hai strutturato. E lei ha perso. Ma lei ha perso, però attenzione, queste sono le tue. Per cui ti porti a casa tutti questi 4 punti, ma lei, anche se ha perso, ha lo zombie. Esatto. E l'abilità dello zombie è che se perdi il combattimento, se prende le due carte, se le rimette in mano. Per cui non ti fa fare punti. Grazie. Come al solito. Brava, è stata onesta. Onesta. Allora, questi tornano tutti e andiamo a girare un nuovo film. Per cui andiamo a vedere che film c'è. E c'è Matinée. Un film praticamente con demoni che incanta i personaggi da 4, per cui lo short sarà da 2. E adesso andiamo a giocare i nostri personaggi, senza che me li guardi, per favore. Ok. È brutta stavolta, eh? Brutta. Vedi, vedi, brutta. Sì. Allora... È molto tosta. Faccio così. Andrò a spaventare qualcuno. Io dico, basta guardarti in faccia. Ci vuole poco. Quello è vero. Vediamo un po' la situazione. Allora, voglio provare questa e questa. No. Ti sto guardando le carte. No, non sono convinto. È che lui mi guarda le carte. Diciamo che non riesco a vedere neanche le mie. Ma poi lui è più grande, si vedono, li vedo pure io che sono mezzo ciecato. Ok, abbiamo fatto la fase di team up, andiamo a girare la costa. Ah! Ah!
Madonna. Allora, abbiamo un Puny Human, cioè nomettino da uno, insignificante, ma l'omettino da uno insignificante può diventare forte, perché se vinci lo showdown dove è presente l'omino da uno, non lo giri, ma prendi 5 punti, lo metti face up e ti dà 5 punti. Però ovviamente vinci con una carta da uno, insomma, non è semplice. Non è semplice. Ok, allora, la situazione qui è abbastanza tranquilla. Adesso andiamo poi a fare... Giocato... Anche lei ha giocato un Puny Human da uno. Poi abbiamo una mummia da 7 e una witch da 5. Prova alla ricerca del demone. Potrebbe vediamo. Esserci, potrebbe essere... Allora, riparte la contessa Serbelloni Mazzanti viene dal mare. Devo dire che molto sarabanda in questi sì, momenti. Sì, beh, ci sta tutto. E io... rimango. Oh, attenzione! Lo chef rimane. Attenzione. Chi avrò sotto? Chissà. Anche due. Vai, vai. Però si capisce. È che non so che tempistica giocarla. La carta? Sì. Diccelo, poi te lo diciamo. C'è scritto in genere. C'è scritto sulla carta quando va giocata. Quando va giocata. Adesso sta nel... Adesso stiamo nella... Nella fase audizione. Ah, audition. Per cui la fase team up è già passata. Siamo nella fase audizione. Nella fase showdown è quella dopo. Quella dopo. E la fase folding? È quella, sì, è l'ultima, è se stai sul fold. Solo se stai sul fold. Se vai laggiù. Se c'hai Igor va giocato solo se sei sul fold. Ok. È l'unico che si gioca quando stai sul fold. Ok. Qui ce l'ho. Probabilmente Tana. Tana. Rimani? Rimani o... O scendi? Sì. Al filmettino da 2. Ah, da 2 questa. Sì, era 2, da 2. Vale 4. Io rimango. Oh, attenzione. Ma rimango anch'io, va. Attenzione. Qui semenamo, eh. Qui semenamo le brutte. Perché rimango anch'io. Ah! Tutti contro tutti. Quindi già finirà, perché io dovrò essere l'ultimo giocatore. Brutta sta cosa. Se showdown. Brutta sta cosa, andiamo allo showdown e andiamo a girare. Uno, due, tre. Ho bleffato con 2 da 1. Ci ho provato. Ho provato. Non lo fai esattamente la stessa cosa. Allora, vabbè, io il mio niente, cioè manco se considera. Tu c'hai 6, una 7, 6 e 5, 11 e 18. Per cui il sub chef con 18. C'è la witch, ma non ci sono demoni. No, c'è dato demoni, c'è. Capito? Per cui tu ti vai a prendere, caro sub, questo il film uno qui, da 4 e ci vai a prendere tutte le carte, ragazzi, perché qualcuno non c'ha uno zombie, no, che si di 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Capito? Via e porta a casa. Hai capito? Via e porta a casa. Hai capito? 2, 4, 6, 8 si è fatto il filmetto, 4, 12 punti. Si è fatto un bel filmettino. Bello, però il 2 non se l'è beccato nessuno. No. Andiamo al terzo film di questo round. Ce lo rigiriamo. Mm-hmm. Che è Midnight Movie, piccolino, un film da 2 punti. Per cui arriva con uno short da 1. Per cui deve essere sempre della metà. E adesso. Lo giochiamo a costare sta. Brutta. La situazione è molto difficile in questo momento. Ok. Io già ringrazio che ho fatto questi 6 punti prima. Sì, perché mano a mano che poi magari ti giochi quelli altri, poi può essere che ti rimangono quelle basse. Devi sapere gestire bene le carte. Come le fai mano, dopo? Perché ti rimangono. È un problema. Mi gioco le grosse subito o aspetto che magari arriva il film più grosso, ma se il film più grosso poi non arriva. Esatto. Tutto lì, perché poi se le pescano sì. A caso. Allora io voglio provare una cosa. Questa massa, quella è film da 2. È un filmettino. Allora aspetta, non avevo visto il film. Non hai giocato, Ciccio. C'era si torna indietro. Si torna indietro. Il film era, anche io prima mi ricordavo la carta. Allora, cioè, film è uguale più o meno. Sono sempre 2 punti. Sono 2 onesti punti. E non adesso, non perché volevo dire, ma ci hai mandato gli attori. Tu ce l'hai detto, sì, allora, andiamo a fare la fase di team up, che è questa qua. L'abbiamo già fatta. Non c'ho carte da giocare, per cui giriamo la costar. Un altro pone human per chi è il devil, due devil e il robot invece da 6 per lo chef.
Per cui adesso parto ancora io. Sì. E chiaramente in base a com'è qua la situazione è brutta un bel po'. È brutta un bel po'. Infatti, che se qualcuno nascosto c'ha la witch, sono dolori. Sono dolori. Hai capito? Se qualcuno c'ha la strega adesso, che significa che durante lo showdown, la strega, se loro rimangono, vale 5 punti per ogni devil. Per cui, insomma, la strega aumenta di sì. Per cui che succede? Io quasi quasi rimango proprio perché c'ho la strega. Vero? Eccola. Eccola. E io scendo. Stavolta scendo. E mi prendo l'ultimo giocatore. Marti. Io scendo. E te prendi così il cerchio. Ce lasciamo come smezzando. Vai, dai. Smezzando. mi sa che stavolta si la giocano fra di loro. Allora io rimango. Tranquillamente. Che te fa spaventare così? Dede. Pure io. David. Anche io. Sta a me. Io rimango. Ora se, adesso, se tu rimani, Marti rimarrà o folderà? Esatto. Io scendo. Marti scende, per cui rimane a te, passa a te l'ultimo quindi giocatore. Quindi la posso giocare adesso? Una carta che durante ho? La fase di, se è quella, durante la fase di showdown. Okay. Ok. Ok? Per cui Marti è scesa. Rimane sempre lei l'ultimo giocatore, quindi per cui lei è scesa, per cui adesso sta a te, tu penso che rimani. No, io rimango. Tu? Ovvio. Beh, io rimango per forza perché almeno sto un po' tranquillo. Per cui andiamo alla fase showdown. E tu chiaramente rimani sul fold, non puoi fare aspetta, altro. Aspetta, prima showdown è nostro. Sì, però dobbiamo girare la strada prima, Ciccio. Ma c'è ragione. Se no, come fai a fare un showdown? Allora, giriamo. E se rimanevi comunque vincevo perché avevo fatto il bluff. Hai bluffato? Sì. Ma ho bluffato io perché sono più alto. Attenzione, andiamo a vedere il primo showdown della serata. Ma hanno bluffato tutti? No. Sì. Io uno e due. Allora tu no, io sì però. Per cui se rimanevi vincevi tu. È un punto. Certo, perché De io ho fatto. Aspetta. Però attenzione, io ho il fantasma. Il fantasma ti permette di dire che non è un bluff, perché comunque facevo 10. Quindi comunque vincevi. Esatto. Allora, fondamentalmente, 9 e 3 col bluff, perché c'ha la costar più alta, 9 e 4 col bluff. Ma lui ha giocato il fantasma, lui potrebbe addirittura decidere che non sia un bluff, girando il fantasma vincerebbe comunque. Esatto. Però, siccome vince col bluff, adesso vi faccio vedere quello che succede. Per cui, non solo vince due punti sto culone del suo chef. Lui ha perso, quindi se ne rimane in mano. Ma fortunatamente, hai capito? Perché se no lui faceva praticamente, scolava le sue carte, per cui i punti delle sue carte le faceva faccia in su, per cui ne faceva molti di più, ma non solo le sue, ma anche quelle dell'avversario, mentre lui se le riprende in mano proprio perché c'è lo zombie che gli permette di riprendere le carte in mano. Queste riprendo. E tu invece ti prendi le tue carte oltre e le puoi scorare. No, score up card, you capture. Quindi sì, no, questa è l'abilità del suo, ma tu hai vinto col bluff, sì, per cui le prendi tutte e due. Ah, ok, perfetto. Almeno quello. E se fatto almeno quello. Cinque, due, sette, le punte. È rispetto se fa quello. Bisogna che gli ridiamo. Io mi faccio uno short da uno. Vado shortino? E altri due punticini così a scioro, come si dice, praticamente. E abbiamo finito. Per cui il fold semplicemente ti fai i tuoi due punti. Sì. Peschi anche due carte. Questa. E si gioca a Igor, che permette 4. Di pescare una carta in più, per cui peschi due carte di Igor, sì, che ti fa pescare due carte, anche e peschi anche due carte dell'alieno. Hai capito? Quindi si è rifatta un po' la mano, sì. Però queste le segni come punti. Sono due punti. Perché non so se è chiaro, insomma, il gioco sembra complicato inizialmente, invece è molto molto semplice e lineare. Ripartiamo tutti con il quarto film. Che è Midnight Movie, un altro film da due, insomma non si sprechiamo tanti a fare questi punteggi, questi film. Ok, e andiamo a giocare, adesso lei è molto più avvantaggiata di noi perché ha pescato tante carte. Sì. Si è rifatta un po' la mano. Potrebbero essere cacchi. Capito, per cui andiamo a rifare il team up. Andiamo a rifare il team up, infatti fare così. E mi giocherei esattamente così. Sono rimasto due carte e basta, perché il prossimo film è tosto, però vediamo. È tosto vero stavolta. È tosto vero. La fase di team up è terminata. Scusate. Prego.
Occhio, Sì. Che il subchef non glielo ho fatto fare, dopo se no si lamenta. Ah, è vero. Dopo il subchef si lamenta, dice te, gli altri si lamentano. Assolutamente. Scusate, solo la carta sbagliata. Che faccio, mo? È schifo. Come al solito. Vai, io sono pronto. Pronti? Allora, abbiamo fatto la fase di map, andiamo a girare contemporaneamente la nostra costar. Oh! Piatto piange. Azzo Pepper. Oh! Quindi ha per forza bleffato. Abbiamo fatto per forza, ovviamente. Per forza. Perché chiaramente... Però... Avrà il suo... Maria, ecco perché la stavo cambiando. Ecco perché la stavi cambiando. Vabbè. Capita. Sicuramente non ti verremo a vedere il blef. Quello è poco ma sicuro. Allora, siamo pronti? Mm-hmm. Chi è l'ultimo giocatore? È Martina. Per cui quindi sta a me. E decidi se rimanere sul film o andartene. Ma io... Ma scendo giù, Ah, così proprio... Sì. Diretto come una palla. Okay. Come una palla. E passa lui il... Diretto come una palla. Passagli l'ultimo giocatore. Sì. A me lo scettro sub vado giù. Ma davvero? Sì. Non ci posso credere, paura. Io rimango. Perché ha sbagliato a giocarla lì? Non so che famo. È logico che devi scendere a questo punto. Sperando che qualcuno. Io rimango. L'unico problema è che si è bleffato. È vero. Che non mi ricordo. Però mi ricordo dove mi sono. E c'hai troppe carte probabilmente. Sì. Io rimango. Rimani? Ahia, questa è brutta. Questa è buona, ma è rimasto male. È rimasto proprio male. Certo. Vabbè, Marchi, state. E guarda, io. Se mi ricordo la carta che ho giocato sotto. Ma io vado giù. Te ne foldi così fondo. E diventi l'ultimo giocatore. Subesh. Rimango. Per forza, se la su. Me la canto e me la solo. Io rimango. C'ho i miei motivi personali per rimanere. Penso anch'io, però va bene. Rimani. Quindi è fatta. Lui, Marco. Lui, no. Lui è foldato. Basta. Si risolve. E andiamo allo showdown. Attenzione, giriamo la star. E no, lei ha bleffato per forza, ma ci ho bleffato anche, ho perso. Vediamo un po'. Sì. Ma io non ho bleffato. Ma io non ho bleffato. Per cui adesso andiamo a vedere lo showdown come funziona. Okay. Io e Marti, io ho un 2 in 3, per cui la mia costare è più piccola, non ho bleffato. Lei con 11 e 3 ha bleffato, per cui lei comunque non vince questo showdown. Che nonostante sia più forte. Nonostante che sia più forte, perché a parità fra un bluff e un non bluff vince sempre il non bluff, giustamente. Per cui io semplicemente mi vado a prendere il Midnight Movie, che sono 2 punti. Però quelli non gliele dai, almeno, no? Mi scoro questi 2 punticini secchi secchi, me ne esco anche 2 carte per via dell'alieno. Esatto. E me li metto qua. Mentre Marti non mi dà i suoi punti, perché semplicemente ha i zombie. Quindi prende le sue 2 carte e le rimette in mano. O basta di giocare a sti zombie, che non fanno troppo. E io spero che scendessi. Che stanno giocando a sti zombie, come se non ci fosse domani. Per cui il super chef, che era solo soletto, si piglia 1 punto. E le carte me le metto in mano. No, sono punti, mica ne hai perso. Ah, lui c'ha ragione, Lucio, c'ha ragione. Ha fatto 3 puntini. Si è fatto altri 3 punticini. Ah, l'ho fatto apposta sta giocando. E tu ti fai altri 2 punti, perché queste le metti fra i punti, ma peschi anche 2 carte. E me gioco pure Igor. E ti giochi pure Igor, no, questo è un bel basso. Pesco, ecco, grazie. Grazie a basso. E peschi un'altra carta, altre 2 carte. E guarda, fa pescare 2 carte in più, bella questa. Pensavo adesso una... Ragazzi, siamo all'ultimo film della prima stagione, del primo round. Andiamo a vedere che film. Poi andiamo a fare il conteggio parziale. Attenzione! Eccolo, Double ragazzi. Feature! Double feature significa che andiamo a prendere i film che sono rimasti fuori, che sono 2. Questo si scarta e questo giro avremo la possibilità di partecipare a Ben... contemporanea, madonna mia, va bene, 2 film, attenzione, un film da 6
è un film da 4. Mamma mia, sarebbero 10 punti. Per cui con Ben uno short da 3 e uno short da 2. Mo dove vai, vai, vai. Mo è tosta, ragazzi. E siamo rimasti senza gaio, per fortuna due lo ripescate. Speriamo che siano buoni. Io ho solo 4 gatti. Per cui andiamo a fare il team up e andiamo a vedere. Team up. Per team up. Andava a farti mappe? Fatti mappe. Io c'ho solo queste e queste devo giocare. Per forza. Per forza, per forza. Ecco qui una. Per forza. Tosti. Questi non si piano. Questi non si piano, non si piano. Non si piano questi. È durissima, ragazzi. Veramente è l'ultimo round, anzi l'ultimo film della prima stagione, e poi andiamo a fare il conteggio dei punti, che lo faremo fare a Martina visto che sta su cima. Bene, io non ci arrivo, so. È finito sub, ecco, sì. Allora andiamo a fare a rivelare la co-star. Allora io mi gioco lui. Attenzione, facciamolo vedere se è giocata al maggiordomo. Il maggiordomo discreto. Il maggiordomo discreto permette a un giocatore di non rivelare la propria carta, la propria costar. Se qualcuno avesse il pipistrello potrebbe giocarlo. Eccolo. Ecco il pipistrello. Allora, prima giriamo. Prima giriamo. Star, qui. Non lei, non deve girare. Però io ho la streghina. Ah, werewolf, ragazzi, eh. Werewolf. Brutto werewolf. Per cui abbiamo una Martina che non si sa che c'ha. E qui già è brutta sta cosa. Un lupo mannaro da 8, un robot da 6, una strega da 5. La strega da 5 spera sempre nella possibilità di beccare un demone. Io mi gioco il pipistrello. Gioca il pipistrello, per cui peschi una carta e puoi andare a vedere una carta da un giocatore. A tua scelta, o costare. Puoi scegliere di vedere la costare. Ovviamente in questo caso lei, avendo aperto anche la costare, vorrei andare a vedere anche quella, giustamente. È una delle due. A tua scelta. Fra moglie e marito, allora, noi non sono i mariti, non si mette il dito. Io vado a vedere, ecco, questo. Ma io che c'entro? Ah. Cioè, è lui che c'ha 1000 punti. 1000 punti di te. Allora, contento? Soddisfatto? Soddisfatto? Sì. Ho rimborsato. Sub chef, si parte con l'audizione. Sub chef, rimani o scendi? Mamma mia, qui state tutti agguerriti. Allora, dovevo far andare via il sub chef perché sta fa troppi punti. Dovevo far andare via. Prova a rimanere. Cazzo, mi avevo guardato male. Per il momento provo a rimanere pure io. Vado a fare un po' le pusher là. Ah, io rimango. Quindi sono io che praticamente tu decido, sei decido il turno. Se scendi passi il turno, se no... Io scendo. Tu scendi dalle stelle, vai. E tu sei il mio. Per cui questo tecnicamente è a te, ma torna a te. Per cui ci abbiamo ancora un altro giro. Il centro è il tuo, caro Sub. Cioè, lei ha detto, cioè, lei, senti come ha detto, io rimango. Non è che ha fatto, è arrivata lei, ha fatto, no, io sto, rimango, cioè, proprio non mi muove per niente. Scannate. Cioè, scendo. Scendi? Ma non si può fare così, cioè il tu... sub scende, scende. Non si può fare così, cioè, prima dici che stai, poi scendi. E tu diventi, sì, la coerenza. No, scusa. Poca coerenza, poca coerenza. La linea va mantenuta. Sta bene. Sta bene. Ok. Sta bene. Non c'è un punto. Ma spavere, poi magari c'è due, c'è uno e uno, esatto. C'è uno e uno, c'è questo rischio. Terrorizzati da questa cosa, però quei 10 punti mi fanno tanta gola. Però scendo. Oh, cazzo, salatra, questa non la volevo. No buono. Non la volevo questa. No buono. Marti, no, io... per forza rimani. No, se vuoi scendere anche con noi, c'è 10 punti. Cioè, porca miseria. Capito? Questa è arrivata l'attrice, ha fatto belli, poi mi giro due filmettini. Capito? 10 punti così. E abbiamo lasciato. 10 punti sono tanti. Però stava a zero. Io ho puntato a fare altre cose. Ma in una botta sola ci ha raggiunto, se no. Se non superato, No, vabbè, tu c'hai 1000 punti. No, io devo per forza scendere, purtroppo.
Marco Folda, per cui diventa l'ultimo giocatore, Super Chef. Io provo a rimanere. Ok, provo a rimanere anch'io. Ok, ce la giochiamo, vediamo un po' che succede. È andata male. Vabbè, tu eri rimasto. E lui è sotto, non può andare a basta. Ecco, ti ho foldato perché finisce così l'audizione con Martina. Giriamo tutte le carte a sto punto. No, sono curioso se deve dire sue. No, no, vabbè, non, ero andata un po' sul sicuro. Era andata sul sicuro. Attenzione, attenzione. Se rimanevo, ne prendevo 10 punti perché con la Witch c'era il demone e mi facevo 5, 5, 10, 16 contro, no, 20. No, 5, 5, vincevi comunque tu. Comunque. Infatti io sono andato a vedere te, proprio perché non sapevo che c'eri qua sotto, avendo io messo qua il demone, quindi dovevo vedere quanto arrivava massimo molto figo. Quello. Allora, andiamo a fare lo showdown. Lei non showdown con nessuno perché praticamente vince automaticamente se prende questi 10 punti e se prende anche le sue due carte come punteggio da 1. 12 punti. Le giri e su punti. Qui, fra me... Questo però va sopra, giusto? No, no, però girate dalla parte 1, dietro. Ah, ok. Solo se vincevi con... il bluff. Col bluff le metti in girate. Ah, ok, giusto. Ah. Fra me e il Super Chef c'è un punto di differenza, 6-4-10 con 6-5-11. Pure se io facevo così era uguale. Era uguale, per cui io mi prendo 5 punti. E le due carte mie. Belli, questi 5 punti. 5 che prendo i miei due punti più i due punti del Super Chef. 5, 6, 7, 8, 9 te ne sei fatti, Sozzone. E io? Mentre Marco si prende il fold, per cui non prende punti dei film, ma si riprende le sue carte come punteggio. Certo. Abbiamo finito il primo round, per cui semplicemente adesso, partendo ovviamente da com'è la classifica in questo momento, anzi parto io, chi parte? Dal numero 1, diciamo. Vabbè, partiamo dal numero 1 perché conto i punti miei e tu mi fai la gentilezza. Allora io ho esattamente 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 punti. Sul modello si è fatti 9? Sì, capito. 24 punti. Poi tocca al verde. Tocca al verde. Allora, il verde c'ha 3 miseri punti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 11 quindi punti. Partivi 11 da 1, punti, arrivi a 12. Perfetto. Il rosso? Il rosso ha 10, 11, 12, 13, 14. 14, se li fatti tutti partivo adesso. Partivo da 2 e arrivo a 16. Sì. Me l'ero un po' calcolata sta cosa, però... 4, 2, 6 e una 7. 7, più e tutti poi, questi. Però 8, c'ha 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hai capito? Bam, bam. 22, hai capito? E 2, 24. Paro, attenzione! I due pelatoni. Pelatoni. Andiamo a rimischiare le nostre carte, per cui andiamo a rifare tutto il setup per il la seconda stagione cinematografica con i mostri anni 50. Con i mostri, ci rivediamo fra qualche secondo con un nuovo round. O zombo, ecco. Zombo tu e zombo io. Eccoci tornati con la seconda stagione cinematografica horror con Marco Martina, mi polpetto insieme al Super Chef. Siamo alla fine del programma, siamo 24 pari col Super Chef, a 16 punti, anzi no. Che è? No, qualcuno ha spostato, c'era qualcosa che qualche cosa ci ha provato. Iniziamo immediatamente con la successiva fase. Movie time, l'abbiamo già messo il film che è da 2 punti con lo short feature da 1 e andiamo direttamente a fare il team up, per cui andiamo a scegliere le nostre star per questa nuova stagione. C'è il Super Chef che mi guarda tutte le carte, vero? C'ho una paura. C'ho tanta paura. Allora, aspettate un secondo che metto il numero. Pronti ragazzi? Pronti, siamo pronti per cui andiamo a girare
chiaramente adesso le nostre costar manco per niente, perché arriva il maggiordomo discreto e io non girerò la mia capa. C'è il maggiordomo discreto che ha detto no, non si sa chi è la costar, non vuole essere disturbata al momento. Per cui adesso semplicemente voi girate la vostra costar. E poi un alieno da 2 per Martina, l'Olpuni Human da 1 per Marco e la Witch. La Witch da 5 per il subchef. Riparte la contessa Serbelloni in questo caso, che è l'ultimo sono giocatore. Io. Tocca a me subito. Subchef. No, il filmettino è da 2, è molto tranquillo. Allora, da 2, un alieno da 2. Belle. Vabbè, mira, ok. Lucia 1. Ma dai, rimani, dai. Siete brutti, lo sapete? Sì. Ma avete messo in crisi. Provo a rimanere. Attenzione, io rimango. Voglio il film da 2. Cioè, 2 punti sono 2 punti, ragazzi. Io scendo. Martina si spaventa per poco. Scende, diventa l'ultima giocatrice del turno. Marco. A questo punto io vedo, mi faccio un altro giro, quindi rimango. Forse perché se rimanevo tutti subchef sta fa matematica, fa i conti, c'è anche 14 20 4 più 4 8 8 per 2 16 meno 4 12. Vado giù, scendo. Scende, si è spaventato subchef, scende insieme a Martina al film da 1. Nonostante la switch, nonostante la witch, vuol dire io rimango. Mi tocca a lei. Tocca a lei. Martina. Martina, rimani col subchef al fine di mettino da 1 o scendi? Io scendo. Martina scende, per cui Folda diventa l'ultima giocatrice di turno. Io però non ti posso lasciarla da sola, effettivamente. Lo so che non puoi. Senza quindi problema. Il problema è che lui c'ha tutte e 2. Magari ho giocato il maggiordomo per tenere segreto la mia coppia di 2. Potrebbe. Le coppie di io 3. Ma dai, prova a restare, vai. Resta impavido come se non ci fosse il domani. Assolutamente per girare Midnight Movie Cara Mummia. Per 2 punti. Esatto. Il subchef rimane perché un punticino oggi è meglio niente domani. Io ovviamente rimango e Martina è affondato per cui deve rimanere per forza. Per cui andiamo a girare a questo punto. Io girerò la mia star. Però a sto punto giro anche la mia costar, che è il Devil. Sto bello 20. Mamma mia, quanti 20. Cioè io stavo e non ci arrivavo, non ci arrivavo, per cui allora il Midnight Movie, attenzione, vi faccio vedere che succede. Prendo il Midnight Movie da 2 punti in più, non solo avendo vinto il combattimento, le sue carte le vado a prendere grazie al Devil, tutte e 2 girate dalla parte così. E questo è buono perché con il Pani Human a me questo mi fa fare 5 punti. T'ha fregato. E ovviamente le mie invece vanno girate normalmente. Io prendo uno e io prendo anche 2 carte. Tu prendi uno più il tuo. Niente. E tu prendi 2 carte perché ci hai giocato l'alieno. Niente, ma fregato. Ritorniamo tutti su io rimango con una bella film. Andiamo con un nuovo film. Andiamo con un nuovo film che è feature film da 6. Attenzione, fresca. Con lo short da 3. Fresca. Qui andiamo a giocare. Andiamo a fare il nostro team up. Questo è da 6. Team up pesante. Il team up pesante. Ok, ce la giochiamo così. Pronti? Mi sa che entrano in scena i pezzi da 90. I pezzi da 90? Mi sa di sì. Allora, durante la fase di team up siamo pronti per girare la costar. Pronti, attenti, manco per niente, perché torna il maggiordomo. Torna Gigino, vola Gigetto e il maggiordomo vado a pescare anche la carta. E non mostro chiaramente la mia costar perché anche questa è troppo timida per essere mostrata a un pubblico, insomma, di guardoni.
Rimane nel camerino la cosa. Rimane nel camerino, però sa che, si sa che c'è, insomma. Per cui, ragazzi, tocca a te. Riparte, a perché no. Martina è ultima. No, riparte, gira. Girate ovviamente la vostra costar, bella roba. 8-8-9. Pazzo Pepper. Pazzo Pepper. Contento chi c'ha la strega sto giro. Non guardare me. Okay. Allora, vai. Chiari segnali. Sta a te, no? Sta a te, Marco. Io provo a restare questo. Resto anch'io. Attenzione, roba grossa. Roba molto grossa. Qui mi sa che si scannano tutti su quel film, cioè non c'è una paura. Sì. Perché qui c'è roba grossa, è roba grossissima, però il problema è che se lui vince, e qui potrebbe avere un 10-11, se lui vince c'è ciula tutte le carte girate face up. Per cui potrebbe fare non solo il film, ma potrebbe fare anche un botto di... Io ho un po' di timore, abbastanza reverenziale. Per cui semplicemente io scendo e foldo e divento l'ultimo giocatore. Così. C'ho paura. Vediamo se poi la mia intuizione è stata giusta o sbagliata. Marti, resto. Resta. Attenzione. Sempre quel diavolo tentatore. Resto. Attenzione, dai, resto. Resta pure Marco. Ti regaliamo un sacco di punti. Resto. Dai. Però può essere che qualcuno c'ha la strega. Resta, sì. Pure il sub chef. Io provo a restare. Si anch'io. Scanneranno in tre per girare quel film. Mentre il sub, mentre lo chef è sceso 3 giù. E 2, 5 se li fa. Io quei 3, capito, quei, 2, quei 5 punti ci rimetto. Forse. Perché? Forse anche più. Perché foldi? Non lo so. No, se mi alzo matto. Per cui andiamo a girare star e costar e andiamo a vedere quello che succede. Voglio dei due, Angeli. 11. Madonna. Beh, 18 però. Vedi? Che ho fatto bene? Attenzione! Se avete carte da giocare durante la fase del showdown, potete farlo. Io gioco una carta. E gioco, attenzione, la c'è la nurse, la nostra infermiera che dà un più uno alle costare perché gli ha curato tutta la cellulite. Ecco là, lo sapevo. Ma il sub chef gioca la nurse, gli dà un più uno. Vergognoso il sub chef. Tu con tu maggiordomi vergognoso io, capito? Ma io mica volevo dire, io sono stato solo timido nel mostrarmi. Marti aveva anche bleffato, attenzione. Lei aveva bleffato, per cui nel caso di bleff ci ha provato. Allora che succede? Andiamo a vedere. 10, 19, 20 contro 19. Per cui il sub chef si prende il feature film da 6 punti, mortangoli. In più, questa si scarta e devi pescare una carta. E anche tu devi pescare una carta. Ok. E a questo punto che succede? Avendo il Devil e avendo vinto il sub chef, gli dovete dare tutte le carte face up. Per cui si fa esattamente una marea dei punticini, ma tanti, e queste invece te le giri così. Esatto. Qualche puntarello l'abbiamo fatto. Questo film, il sub chef ha fatto il botto. Ha fatto veramente il botto. Io invece mi prendo. Ho sbancato i botteghini. Io invece mi faccio solo 3-5 punti. Che vabbè, nel computo alla fine. E il sub chef che era in testa sta prendendo troppo il via. Bisogna ridargli una ridimensione. Ci si prova, ma allora si riparte. La è stata... Ci metto un nuovo film che attenzione! È uscito! No, d'altra volta! Il double feature, Madonna, significa che andiamo a girare due film. Che sono questi. Ci deve essere 2-2, proprio basso. Un matinée da 4, buono, ragazzi! E un feature film da 6. Come prima che qui 3-2, tanti punti sto giro. Questa andiamo a fare la nostra team up. Questa è brutta, questa. Team up. Questa è brutta. Team up. Brutta sta cosa, ragazzi. Brutta. Diceva quello. Che fare? Dove uscì sto film adesso? Dove non rimandare? Sto film? Non rimandare. Dove aspetta, dove adesso nelle sale? Hai voluto mandare tutti i tuoi attoroni. Il filmettino, ma adesso è uscito il filmettone.
Attenzione. Ci siamo. Io gioco il maggiordomo, vero? Vero? Sì, perché posso? No. Io lo gioco. Martina gioca il maggiordomo perché pesca una carta e non rivela. Attenzione, non rivela la sua costata. Qualcuno che ha i pipistrelli? Niente? No. Bene. Allora, partiamo con la fase, con l'ultima fase di team up. Andiamo a girare la costa meno Martina che non la ce l'ha. 7, 5. E io ce la vampira. Oh, attenzione. Guanama. Guanama la vampira. Un black, è una bella vampira, insomma, mi pare anche abbastanza. Allora. È bocciofila, no? Bocciofila. Bocciofila. Nuovo titolo del film. È lo sport preferito dallo chef, perché ovviamente, come tutte le persone anziane, oltre ad andare a mangiare piccioni al parco, vanno anche a giocare a bocce alla bocciofila. Allora, che succede? Lei non ha girato carte. Esatto. Però, chi era l'ultimo giocatore? Illo, perché Pito, Illo ha fatto appelloso, per cui fondamentalmente, se tu la prima decidi che cosa vuoi io fare. Io rimango in sala. Aia, in sala. Nell'attesa della doppia proiezione. Lei rimane in sala tentando di prendere e di fare due film contemporaneamente, come sì, ha fatto prima in realtà. Ha fatto la cosa. Potrebbe pure bleffare. Il problema è che non lo sappiamo, capito? Pipistrelli? Pipistrelli da voi sono. Stanno a guardare. È brutta perché non si sa se, capito, non si sa se bleffa o no. Beh, mi ha spaventato un po' sta cosa, eh? Sì. Devo dire che un po' anche più sono venuti i capelli bianchi. È perturbante. Ma mi ha fatto il pizzetto bianco. Ma io provo a scendere. E che dice? Meglio 5 punti oggi che regalare punti agli avversari. Ho regalato solo punti in questo round. E tu round diventi il primo giocatore, l'ultimo giocatore di tutti. Subchef. Infatti non so se bleffa. So. Guarda. La tenne l'unica. Me la rischio, provo a rimanere. Provo a rimanere pure io, perché secondo me le bleffa. Però chef c'ha 10, non ci ho pensato a un chef. Magari bleffa pure io. Bluff contro bluff. Contro bluff è tanta roba. Tanta roba. Beh, quindi ora sta a lei l'ultima parola, in teoria. No, no, io resto, vai, rimango pure. Resta. Secondo io. Secondo la legge. Io sono per i 7 dei fatti. Io faccio due short. Marco resta. Ovvio. E per questo giro velocissimo, proprio ta 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 ta. Mi sa che qua chi se la prende in quel posto so io. Signori, andiamo a girare. Prima tu gira la tua costar. Oh, 8! Oh! Pensa che oggi non bleffa. Andiamo, oddio, a girare, sì, andiamo a girare la nostra star e vediamo chi si aggiudica feature film e mattina stavolta. Pronti? Via! Con Franz e con 21 mi sono giocato il jolly, anzi come, sì, come diceva quello, per cui con 21 punti sui 19 di Martina e 17 del subchef riesco a portarmi a casa questi due bei filmoni, per cui non solo mi porto a casa i due film sono 10 punti, ma mi porto a casa i miei punti delle carte e anche i loro punti. Dovevo scendere, cavolo, solo con l'arte il chef ha fatto una bomba sì. Questo potrebbe vincere, però io non è detto, tu hai fatto tanti punti prima, però me la sono giocata così molto bene. Nel senso, anche se voi vi allontanavate, chiaramente a me mi avete fatto fare 6 punti in più. Esatto. Che comunque non sono pochi nel computo. Per cui ripartiamo con un altro film. Ma non prendo questi, io, scusa. Perché? Lui no. A lui i punti gli davo. Lui film ne li fa, capito? No, te l'hanno tolti perché l'hai fatto un film porno. No. Hanno detto, no, ma guarda che stava a girare il film. Ma scusa, ma non dovrebbe raddoppiare a questo punto? Scusa. Vabbè, te li diamo, te li abboniamo, insomma. 5 e però hai fatto anche i tuoi 2 punti. Buono. Buono. 7 punti. Ok, ragazzi, buono. Penultimo film e poi dopo chiuderemo qua la nostra stagione cinematografica per motivi di tempi. Ma comunque tanto il gioco l'avete visto, è fighissimo, divertentissimo. Molto. Allora, abbiamo un mattinè da 4 con un short film da 2. Potrei ribaltare il risultato. E qui adesso. io sono su 4 carte, raga. Tu ce l'hai 3? Io 4. Ma io faccio moltissima scelta. Madonna, raga. Tanto mi sa che io me l'ho dimenticato di pescare prima una carta con il maggiordomo. L'avevo pescata solo il primo maggiordomo, l'avevo proprio. Ma diciamo che non è che. Ma non è che non me l'ha andata male. Esatto, che mi è andata male sta cosa. Allora, andiamo a fare la nostra team up face. Roadless face. E io avendo solo. Scarto questa perché lo posso fare quando non ho personaggi da giocare e vado a pescare una carta. Chi è uno? Ah.
Cioè, tu non avevi personaggi da giocare? Scarto questa e mi prendo una carta. Ok. Tanto... Cioè, se io ho in quattro carte qualche personaggio, ma c'ho anche una carta de... La puoi giocare, però, verso l'ultimo, per eliminarti una carta e pescare un'altra carta che puoi eventualmente giocare. Ma lo puoi fare solo all'ultimo, se proprio sei agli stretti. È che io ce l'ho qualche personaggio, però... Intanto io sto giro... Non so se... Famo così. Me la gioco così. Vai! Allora, io invece faccio così. Me la gioco così? Faccio così. E vediamo che succede. Disastro. Sub, dai, c'è sempre l'ultimo. No. Eccoli. Tu e sti German. Vai. Vai. Allora, vediamo. Sono finito da destra. No, c'è qualche maggiordomo in giro? No. No. Per cui andiamo a fare la fine della fase di team up e andiamo a girare la costar. Azzope. Utevil. Potente. E Werewolf dell'altra volta. Potente. E sta. Iniziamo la fase di audizione. Per cui, caro subchef, state iniziando la fase di audizione. Che vuoi fare? Ricordaccio. Io scendo. Che vigliacco. Ma vedo il subchef scende non e diventa l'ultimo giocatore. Io. Che fa, ma non lo so. Rimango anch'io. Rimango. C'ho pochissimo. No. Sub. E io rimango. Basta, abbiamo finito. Devo rimanere lì. Mannaggia miseria, ci ho provato, ho fatto la fur. Vabbè, ragazzi, giriamo la nostra star e andiamo a fare le audizioni. Allora, switchamento. Io? Ah, però... attenzione perché tu hai bleffato. Ma pure io ho bleffato. Ma anche io ho bleffato. Attenzione! Però quello gli vale 10. 10, 8, 18. 18! E attenzione, sta cosa allucinante! No? Tre bleffi. Perché io posso scambiarlo. Perché tu puoi scambiarlo. Col fantasma puoi decidere che non sia un'edizione. Quindi vince lui, ragazzi, attenzione. Attenzione! Perché succede? Quindi tu la scambi, però. Aspetta, fammi spiegare un attimo. Poi... Sì. Allora, io ho 6, una 7, ma ho fatto la sgamata, ho fatto il bluff. Per cui io sono fuori dai giochi. Martina ha fatto 8-5, per cui anche lei ha fatto il bluff e sarebbe fuori dai giochi. In realtà, bluff contro bluff, vincevi tu perché c'avevi 13, c'ho 7. Sì. Anche lui ha bluffato, ma ha un 9 e 4, 13. Contro 8, 5, 13. In questo caso, anche se è un pareggio... Lei c'ha la strega, però. Però lei c'ha la strega, e la strega praticamente gli dà più 5 punti perché un opposing c'ha il devil. Per cui andrebbe a 18. A questo punto che succede? Che il fantasma ha questa fighissima abilità che può decidere durante la fase di showdown di far sì che era un fantasma. Non si è visto. E praticamente annulla il suo effetto di twist. Semplicemente va a spostarsi con il suo attore protagonista e di conseguenza bluff. Lui diciamo che dice non è più un bluff e automaticamente bluff, con 9, 4, 13... Che è successo? Cioè, stavamo tutti da te, io voglio provare a giocare lei. No, non serve. È lo showdown, lo può fare. Ah sì, lo showdown, no. Perché ha giocato, attenzione, abbiamo un twist su un twist. Per cui lei ha giocato... Quindi viene un numero, diciamo, superiore lì. Lei ha... Attenzione, Marti. Mamma mia, bella mano questa. Bella mano. Lei ha giocato il Mad Doctor, lo scienziato pazzo. Intanto peschi una carta. 4, faccio tipo... 9, 10, 11, 12, 13. Che gli permette... No, quindi no, questa devi... era quella... Ah, è di insostituzione. Sì. Questa, quella... Ti permette di scambiare una carta, ovviamente, star, scartandola, perché scarti... Per passi... Passi a star... Esatto. Di scambiarla con la prima carta. 9, 10, 11 deve uscire per 10. Per cui se esce 9, 10, 11, 10 o 11, automaticamente Martina con questa mossa con lo scienziato pazzo vince lo scontro contro il maritino. Speriamo che no. Perché? Uno, due, tre. È un pistello, no, questo non va, vale, pari, vale, vale, deve essere tutta quest'ansia. Stavo adesso per più pistelli a pronti? Vai! Non è possibile. Ecco il terzo, non ce n'è senza tre? No, è assurdo. Perché? A me la guardo io così. E questa è quella buona, ragazzi. 1, 2, 3. È un fantasma. 8, 4, 12. Per cui non riesce a sparare. Pure lei potrebbe farlo, ma però posso giocare un'altra carta? Ok, sì. Vediamo un po'.
attenzione, pareggio, attenzione, assurdo. Perché pareggio. Giocando così, perché? Come non mi serve? Perché tu c'hai 9-4, sì. 13, lei 8-4, 12 più una 13, più una 13, adesso però pareggio. È un pareggio, attenzione, è un pareggio, è riuscita con questa combo stranissima a pareggiare. Tanto pescavi un'altra carta, ma tanto perché noi abbiamo ancora un film. Questo, in caso di pareggio, a quel punto il primo pareggio che accade durante la serata si va a vedere la priority track. Nella priority track Martina è sotto a Marco. Per cui semplicemente Marco automaticamente vince comunque questa sfida e ottiene non solo i 4 punti del film, cioè i primi 4 punti, ma chiaramente ottiene le sue carte, ma anche le sue carte girate face up, perché aveva il devil. Le tue così e le sue girate. E quelle tue no? Pure le tue però. Sì. Mio caro chef, lui se ne stava a nagare, per furbo, quello gli vale 5 poi, quello gli vale 5 poi. Ci ho provato, io stavo a fare il narratore della storia, insomma. Però devo dire che è stata una mano bellissima. Bella, adesso mano. Che succede? Che il verde scende in fondo, il verde scende in fondo e gli altri salgono. Perché giustamente tu hai vinto il pareggio, una volta che uno vince il pareggio scende. Ragazzi, va bene, fatto bene. Abbiamo finito. Io prendo 2-2. A lui niente punti perché non se l'è meritato. Io 2-2, ma pesco due carte pure. Vabbè, tu ti prendi due punticini, due punti e peschi due carte. Io proprio, che mamma serve, mia. No? Ok. Niente. Zero proprio. È stata una stagione deludente. La mia... Si ritorna e io comunque devo pescare le carte fino a ritornare a poterle giocare. Per cui devo pescare almeno una. Ok. Posso scartarlo un coso, un elfo? Se c'hai i personaggi da giocare, no. Ok, ce l'ho. Ok. Allora, per cui a questo punto siamo all'ultimo film. L'ultimo film è un Midnight Movie da 2 punti con un punticino di short. Per cui andiamo a fare l'ultimo casting, l'ultimo team up. Le mie ultime due carte. C'avevo quelle là in mano? Perfetto. Guarda, ecco, le ultime due. Le ultime due, come viene, viene. Mamma, esatto, come mappa. Comunque, bella mano. Ti piace? Bella mano. Beh, è stata bella. Bella perché è stata diverse combattine, esatto, carine. Poi che hanno tutte e tre bluff. Oh. Sì. Sì, sì, sì. Tanta roba. Per cui. Io, l'unico onesto. Me ne tu l'unico che te ne vince così. No, perché lui comunque poi. Le vinceva lui. Andiamo a girare l'ultima nostra. Costa. E io no, perché no? Ah, roba grossa, c'è un altro devil, c'è un po' di human. Io... Dai, con sti devil. Mamma mia. Brutta. E a questo punto si parte. Che c'è, mi guardi brutto. Parto io? Parti tu. Parto io e io scendo. E divento l'ultimo giocatore. Lei? Ma io rimango, tanto piatto piange. Mazza, ne avrei creato un film. Niente. Che miseria. Tu rimani. E io provo a rimanere, per ora. Lui prova a rimanere, che ha detto così? Rimango anch'io. Ah, ma allora io sto buono così come sto. Tu te prendi uno e uno. Mi prendo 2 punticini, 3 punticini, che alla fine... Per cui andiamo a girare la nostra costar e andiamo a fare lo showdown. Speravo nel bluff. Allora però, un po' di rispetto. Come minimo, attenzione. Allora andiamo a vedere. Il main movie, per cui il midnight movie da 2 punti. Che succede? Io sto fuori dai giochi perché mi prenderò lo shot. Ma Martina c'ha 18 punti e non ha fatto il bluff. Tu hai fatto il bluff con 2 demoni. Perché quelle c'avevo. Quello c'avevo. Rimasto quello. Il sub non ha fatto il bluff con 15. Arrivato, ma non ci arrivo. 15 su 17. Chiaramente questo giro, visto l'aveva detto, ne ha fatto un punto per tutta la partita, per cui si vince non solo i 2 punti del Midnight Movie, ma si prende tutte le carte. È buona. Almeno dai. E ti fai altri 6 punti, ci sono 8 punti, te li sei fatti, non sono tanti, ma almeno non hai chiuso il round così a mani vuote. Per cui io invece mi prenderò il punticino dello shortino e i 2 punticini, tra l'altro vinto. Perché ero solo, quindi vale avendo sopra, vinto automaticamente con i human lo prendo girato e mi dà 5 punti. Mi sa che stavolta vince Angelino, eh. Con i human è vittorioso, lì tranquillo, sì, da solo, Angelino. Perché vince, comunque è stata una vittoria, anche certo, se vincendo certo, sì. E automaticamente lui vincendo con l'omino da 1 riesce a fare. Hai vinto Angelino.
Per cui adesso facciamo il conteggio dei punti e chiudiamo qua la partita, vediamo com'è andata. Male. E poi facciamo il saluto finale. Allora, partiamo da i primi in classifica. Dai, Sub Chef, inizia tu. Vado 6, 7, 8, 9. E poi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 come punti, prima. 24, 24, 48. Ma tu ce l'hai di più, Angeli? Non so sicuro. Tu ne hai, non so, hai sicuro. Mantenuto la linea anche. Sì, non infatti. So sicuro. Vai, Marco. Vado io? Sì. Io mi tengo per uno, allora, ci lasciamo 4, la suspense. E 5, 9. 9. 11. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 punti stavolta, Marco, non male. Tu sei io verde. 25 va a 37. Non sufficiente. Vabbè, io 37, qui. Non male. Marti. Io ne ho fatti 2 e 6, sempre 8. 8. Per cui 16, 8, 24. Va bene. Mi stai sopra. E mo chef. Ma adesso però faccio. Io continuo e vediamo un po', speriamo. Bro, qui. Sei, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 e 8, 40 punti. È 40. 40 punti. Il primo film ho fatto 64. Qui. Botta tremenda, botta tremenda. Sì. Quest'ultimo... finale di stagione cinematografica è da botto proprio. L'agente chef riesce a portare al trionfo i suoi attori e a vincere questa partita con Creature Feature, gioco bellissimo di carte di Garfield, veramente divertente, ragazzi. Datemi qualche vostra impressione riguardo al gioco, perché io l'ho trovato fin da subito veramente molto, anche giocandolo con loro, veramente molto divertente, nel senso... Allora, molto bello, si spiega in un attimo. Sì, è vero, è vero. Fantastico poi questo gioco di carte che bleffi, non bleffi, è bellissimo. Molto, cioè, è cacciarone. Cacciarone, sì, è cacciarone, sì, quanto sì. Basta. Però... E poi anche i tempi. Sì, poi alla fine sì, diciamo, poi adesso noi abbiamo giocato solo 2 round su 3, perché ovviamente per motivi di tempi, se no vi tediavamo con tempi più lunghi, però era solo per farvi conoscere chiaramente il gioco, per presentarvi ovviamente Marco e Martina, che grazie ragazzi, grazie a te. Insomma, siamo veramente contento della vostra anche partecipazione, noi. Anzi speriamo che non sia l'ultima, perché poi mi piace moltissimo queste collaborazioni, con i vari canali, specialmente quando fra i canali c'è amicizia, sì. C'è stima e tutto quanto. Beh, ci sarò anche in giro un po' di un po' di cazzini, un po' di insomma, che voglio parlare, se è chiaro, non è che fanno bene a questo mondo, al mondo del gioco, deve essere proprio strettamente legato a queste cose, cioè sta insieme, giocare, divertirsi. Sì, sì. Altre volte invece non è proprio così, insomma, un po' di invidie ci sono, insomma, però non fanno parte, diciamo, del nostro mondo, per cui noi continueremo a giocare, a invitare, anzi, se volete venirci a trovare, volete giocare con me il Super Chef, basta che ce lo dite, ci scrivete e organizziamo ovviamente per farvi una giocata tutti insieme, fare magari un gameplay insieme a voi, per cui quello, noi siamo sempre disponibili, giusto Sub? Per cui... di qualcosa anche tu, insomma, mi sembra che stai lì a parlare. Devo fare un altro turno, perché io ancora posso dialogare. Non è detto che vincevi. Ancora non posso dialogare. T'ho doppiato, ma che... Per cui ragazzi, grazie ancora. Grazie a Marco e a Martina, grazie, che sono stati ospiti con noi. Grazie al solito Sub Chef, che anche oggi è stato presente con questo gameplay. Questo era Creature Features. Vi ricordo che lo trovate in anteprima e lo trovate solo al momento da Christian di LS Giochi. Salutiamo Christian. Ciao Christian. E addirittura potete, se volete, usare anche il codice sconto Chef10, che male non fa. Vi ricordo che con Christian abbiamo questa collaborazione. Andiamo a scegliere dei giochi che in Italia non si trovano, proprio perché vogliamo cercare di portare dei contributi video che sono molto al di fuori di quello che è il mainstream, per cercare di farvi conoscere giochi, più giochi possibile, sì. Provenienti ovviamente dall'America, perché questo arriva direttamente dall'America, della Trick or Treat Game Studio, la stessa casa editrice di cui abbiamo fatto anche Halloween e The Texas Chainsaw Massacre, arriveranno anche altri titoli sempre di questa casa editrice, veramente molto, sempre a tema horror, perché questa casa editrice è un tema che è un tema molto particolare. Per cui grazie ancora a tutti, grazie a voi che ci avete seguito con questo gameplay. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche, e se volete darci una mano a supportarci,
potete farlo tranquillamente mandandoci un bonifico e... ah no, scusa, era l'altra cosa, era l'altra cosa. Potete farlo abbonandovi al canale, mi raccomando, dateci una mano, basta cliccare semplicemente sul tasto abbonati sotto al video. Quindi grazie ancora e come sempre ci vediamo al prossimo video, al prossimo gameplay o quando ne pare. Ciao a tutti, grazie, ciao.